Una truffa ai danni dell'INPS è stata scoperta dai carabinieri che, con il coordinamento della Procura di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP nei confronti di 18 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate nel 2019 dalla Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni e dalla stazione di San Roberto, che avrebbe portato alla luce un'organizzazione dedita alle truffe e ai danni dell'INPS con la creazione di 7 aziende agricole fantasma, allo scopo di far percepire a finti braccianti agricoli indennità previdenziali quali disoccupazione, malattia, maternità e contributi. Determinanti si sono rilevati sopralluoghi sui terreni dove dovevano operare le aziende agricole fantasma e soprattutto l'acquisizione di elementi informativi con l'escussione di testimoni, persone a conoscenza anche solo di indizi in merito al metodo che permetteva al sodalizio di percepire indebitamente i contributi statali ed europei. La figura principale, secondo l'accusa, era Giuseppe Romeo, 65enne, responsabile di un ufficio CAF di Reggio, ritenuto capo dell'associazione promotore dei singoli reati alla cui realizzazione partecipava a tutte le fasi, dalla creazione delle aziende agricole di fatto non operative alla denuncia di falsi rapporti di lavoro all'istruzione delle pratiche. Altri indagati mettevano a disposizione i propri terreni e le proprie aziende, nelle quali, sotto la regia di Romeo, assumevano fittiziamente braccianti agricoli. A conclusione delle indagini, Romeo è stato posto agli arresti domiciliari e ad altre 17 persone è stato notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sequestrati anche beni per 110.000 euro.